Conti, impostazione, perché sta per arrivare, eccolo, in tutta la sua bellezza e magnificenza, Cristiano Malgioglio! Amore mio, bella, un bacio a voi tutti. Sono molto felice di essere tuo ospite oggi. Guarda come mi sono vestito per te. No. Chicchissimo. Guarda, ah, ma c'è Gabriele, c'è anche Gabriele. Guarda, il mio compagno di avventura. Comunque, siamo molto felici di essere qui. Io sono molto emozionato, però avendo vicino Gabriele mi aiuterà molto. Beh, ragazzi, ci avete portato grande fortuna all'Eurovision l'anno scorso con i Maneskin. Non succede, ma se succede era il vostro mantra. Quest'anno che cosa vi state inventando per portare fortuna a Mahmood e Blanco? Gabriele, non risuccede, no. Ma se risuccede beh, può succedere di tutto, Francesca. Già siamo andati a finire in tutte le televisioni di tutto il mondo, io con i miei boxer e lui in slip. Quest'anno non lo so che cosa succede, perché l'anno scorso avevate scommesso di più che se vinceva l'Italia vi scambiavate i vestiti. Quest'anno, Gabri? Ma quest'anno non ci scambieremo i vestiti, è tutto top secret, diglielo. Guarda, è top secret, anche se Cristiano mi ha promesso un topless, o meglio un doplex, come ha detto lui. Ok. Che credo che sia un topless in due. Sarà bellissimo. Credo, fra l'altro ti volevo dire una cosa, ci sono delle canzoni che sono bellissime, delle voci straordinarie. Noi naturalmente dobbiamo dare la vittoria a Mahmood e a Blanco, però ti posso dire una cosa, io poco fa ho incontrato la voce più bella in questo momento, quella di Sam Ryder, il cantante inglese, abbiamo parlato e mentre lui parlava con me si toccava il cuore per i complimenti che io gli stavo facendo. Scusa Cristiano, tu mi stai dicendo che stai facendo il divo per uno straniero? Amore, io faccio... Diglielo tu, per favore. No, guarda, non voglio toccare questo tasto, perché fa tutto solo per rendermi geloso. Tutta questa roba qui. Infatti, con noi, tutte le sere ci sarà anche Carolina Di Domenico. Così impari. Ma è vero, c'è io ho chiamato anche un'altra... Sì? Ma scusa, no, chiama Carolina Di Domenico come se non ti bastassi io, non ho capito. Beh, ma tu pensi a Sam Ryder, Cristiano, che è colpa mia. È normale. Tra l'altro, ti volevo dire, amore mio... No, ti volevo dire che non è arrivato ancora il tir dove ci sono dei bauli con tutti i miei vestiti, diglielo. Vuole fare 14 cambi a puntata. Ma ha ragione, ha ragione, Cristiano è bellissimo quando si veste di magnificenza, devono arrivare perché la nostra serata sarà bella, imperdibile anche per le mise di Cristiano. Volevo vedere quanto era successo l'anno scorso, ma prima ero curiosa di sapere di Gigliola Cinquetti, è arrivata, non è arrivata, avete visto qualcosa, le avete parlato? No, io l'ho sentita citare solamente nella canzone di Ville Laura al momento, ma sappiamo che sicuramente sarà qui per la serata finale di sabato. Vi ricordiamo che sono due semifinali la finale, ma che noi saremo in onda tutta la settimana su Rai 1 dopo il TG1. Ci saranno delle cose pazzesche, Francesca, delle cose che fa Cristiano, dei contributi, interviste, allora, una roba incredibile. Domani dopo il TG1 ci saremo noi, vero? Aspettateci perché ci saranno delle cose pazzesche. Ragazzi, so che Gabriele deve scappare perché contemporaneamente c'è la diretta su Rai Play. Sì. Mi fai una promessa? Sì, esatto. Guarda, siamo... Io? Sì, volentieri. Fai accadere qualcosa che renda giustizia all'arte di Cristiano Malgioglio all'Eurovision, perché è l'appuntamento più importante della musica nel mondo e Cristiano è veramente un grande autore di canzoni. E tu sei meravigliosa. Allora io ti dico, ti do una notizia in anteprima. Sì. La notizia è questa: 2 anni fa il mio amico Amadeus mi aveva invitato per partecipare al Festival di Sanremo come cantante. Quest'anno mi propongo, se ho il coraggio, solamente se io dovessi vincere il Festival di Sanremo, perché io voglio toccare il palco dell'Eurovision. Comunque, questo è il mio sogno. Io voglio dire un'ultima cosa, poi veramente torno sul turquoise carpet dalla Reggia di Venaria. Stiamo mostrando al mondo che cosa significa questo paese, la bellezza di questo paese.
Sai che lo slogan di quest'anno è The Sound of Beauty. Siamo circondati dalla bellezza, la bellezza ci salverà. Anche la bellezza di persone come Cristiano, che è una delle persone migliori che ho conosciuto negli ultimi anni. Grazie. Gli voglio un bene dell'anima. Gabriele, e al di là di essere un artista straordinario, è una persona pazzesca. Grazie, grazie a voi. Grazie, un abbraccio, grazie. Ciao, grazie. Grazie di tutto, grazie per questo invito. Beh, sicuramente devo anche dire ciao, devo anche dirti che sono un po' emozionato. Sono molto emozionato perché il mio ruolo è molto difficile, perché io devo giudicare 41 paesi ed è qualcosa, sì, veramente molto, 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 molto importante. Chi c'è? Che le canzoni sono chi molto belle. Chi c'è prima? Non lo so. Non ho... Sì, ci sono delle canzoni che sono, ti giuro, bellissime. Dei testi favolosi. Certo, non è che tutti possono essere così straordinari. Però ti posso assicurare che 20 brani ti fanno venire la pelle d'oca, ma in modo particolare le voci. Io non ho mai sentito delle voci così belle. Prima parlavo di Sam Ryder, il cantante inglese, ma sicuramente ascoltate il cantante della Svizzera, il cantante della Polonia, ci sono delle cose che veramente fanno venire la pelle d'oca. Cri, cosa mi racconti di Achille Lauro? Ma guarda, di Achille Lauro cosa ti racconto? L'ho visto prima, ma non ci siamo salutati, perché lui non se n'è accorto. Io stavo girando delle clip. Io mi auguro che lui possa lasciare un segno a questo Eurovision e che non giocasse con le provocazioni, perché poi le provocazioni non arrivano da nessuna parte. Lui è bello, ha una faccia veramente internazionale, il pezzo non è male, non è male, ma io vorrei che lui arrivasse in giacca, cravatta, così, lo vorrei vedere completamente diverso, perché poi quello che fa Achille Lauro, io negli anni 70-80 l'ho vissuto, perché ascoltando la musica anglosassone, che ne so, mi viene in mente Elton John, Alice Cooper, sì, Billy Idol, è poi chiaro. Dopo Rolling Stone, eccetera, però lui c'ha una bellissima forza. Beh, naturalmente è italiano e gli auguro buona fortuna anche a lui, anche se naturalmente noi dobbiamo tifare per Blanco e Mahmood, è importante, però quello del mio cuore, lo dico adesso, rimane Sam Ryder in assoluto. Guarda, è importante che tu dica quanto la voce, no? di questi artisti che si esibiranno è fondamentale, perché oggi abbiamo tanti strumenti per migliorarla, per falsificarla, l'autotune, eccetera, eccetera. Invece tu mi stai dicendo che finalmente tornano le voci vere, strutturate. Tornano le voci potenti, voci che non imitano nessuno, ognuno ha la sua personalità. E non dovete mancare a questo appuntamento all'Eurovision, perché vedrete delle cose veramente belle. Forse l'Eurovision delle canzoni più belle di tutto il periodo, non lo so, però c'è tanta bella musica, tantissima. Ci sarà anche bella Carolina musica. Di Domenico, devo essere gelosa? Sì. No, non devi essere gelosa, tu sai che io amo le donne, amo tutte le donne del mondo. Fra l'altro mi lasci fare gli auguri a tutte le mamme. Oggi è la festa della mamma, e fortunati tutti quelli che hanno una madre. Io purtroppo mi è venuta a mancare, per me è un dolore quando penso che non posso fargli gli auguri. Però lei mi ascolta in questo momento e io sono molto vicino a lei e lei è molto vicina a me. Grazie Cristiano, con tutto il cuore, bocca al lupo, divertiti. Grazie, ti amo, divertitevi anche voi. Cosa? No, non capisco niente, perché mi suggeriscono. Ah, Forza Italia, mi dicono, è normale, Forza Italia, ci mancherebbe altro. L'ha detto. Ciao Cristiano, ciao. E noi a proposito.